Benvenuti, questa è la seconda metà di una conferenza che si doveva tenere l'altra volta in una soluzione unica, ma le cose da dire erano tante, l'argomento interessava. Tra le domande, tra il fatto che il signor Micheletto si è preparato un sacco di slide, 2 ore non sono bastate, allora abbiamo deciso di concludere questo mercoledì. E in realtà basta così come introduzione. Il signor Micheletto ha gestito il verde del comune di Venezia per più di 30 anni, si può dire, o per 40? Ho cominciato nel 78-79. Ok, per più di 30 anni, perché è appena andato in pensione, quindi è il massimo esperto attualmente vivente del verde del comune di Venezia. Non devo esagerare. E l'altra volta ci hai Diciamo che sicuramente sono un pezzo grosso. Benissimo. Pezzo da 90. Anzi, 92. Basta, lasciamo la parola. Nel tempo è diventato un pezzo Scusate. Ma non so se volete che riepiloghiamo velocemente, ma insomma, eravamo partiti da questa affermazione del professor Chiusoli, che diceva appunto che il verde urbano, il verde pubblico è un sistema di aree dotate di specifiche funzioni e destinazioni all'interno della città, e poi eravamo passati a vedere le varie tipologie di verde, dai boschi urbani ai parchi urbani, quindi avevamo citato Bissuola, San Giuliano, i parchi di quartiere, quel parco di Catene, Piraghetto, Rodari, Parco Aglia, Sala Cipressina, il parco di Via Monviso a Favaro, quello di Trivignano nel paese omonimo. Bosco del Picchio alla Gazzera, poi le aree più piccole, ovvero le aree verdi che, pur avendo una funzione prevalentemente ornamentale, decorativa, a volte, come in questo caso, Piazzale Concordia a Marghera, assolvono anche a questa funzione di spazio di aggregazione o di spazio per giochi per i bambini, pur se la situazione non sarebbe quella migliore, diciamo. Parchi storici, come abbiamo detto, nel nostro territorio non ne abbiamo tantissimi, e peraltro anche quelli che ci sono non sono significativi, come potrebbe essere, che ne so, il parco della Villa Pisani di Stra o altre realtà di questo genere. Comunque, insomma, sono quelli, diciamo così, più vecchi, dove si può trovare qualche albero, qualche esemplare di dimensioni importanti, che è una cosa abbastanza insolita. Un'altra realtà molto importante, molto interessante, molto insomma significativa è quella dei giardini scolastici, perché possono assolvere tantissime funzioni, soprattutto dal punto di vista educativo, didattico, perché diciamo, è proprio da qui che si dovrebbe, insomma, iniziare a formare la cultura per il rispetto dell'ambiente. Questo è un esempio di una scuola che abbiamo, uno degli ultimi interventi che ho fatto a Venezia, la scuola materna San Girolamo. Un intervento carino, insomma, alla fine, piuttosto complesso. Ecco, parlare anche solo di questo intervento potrebbe essere interessante, perché per chi non conosce le difficoltà di operare nel verde, questo è un esempio molto significativo. Cioè, lavorare a Venezia, diversamente da quello che molti credono, è estremamente difficile. Cioè, qui, tanto per dire, dovevamo portare un po' di terra, questo per poi giustificare anche i costi. No, dovevamo portare un po' di terra, cosa che qui in terraferma si sarebbe fatta comodamente con un camioncino anche di modeste dimensioni, perché si trattava di un metro cubo, poca roba, insomma. Lì abbiamo dovuto arrivare con la barca sulla riva, scaricarla sulla riva, caricarla sulla carriola, portarla dentro a mano, cioè tutto, ecco. E allora, quando spiego queste cose qua, perché a volte vengono a trovarmi colleghi di altre città, e quindi soprattutto Venezia li incuriosisce molto, no? Perché si chiedono: ma il verde dov'è? In acqua? Cioè, poi non conoscono in realtà bene la città, e quindi non sanno di questi spazi magari interni, nascosti, al di là di quelli più visibili, come può essere
Santa Elena, o, ecco. E quindi poi quando gli parliamo anche delle difficoltà, per esempio sulla programmazione degli sfalci, per cui bisogna tener conto anche delle maree, perché altrimenti la barca, se c'è bassa marea tocca il fondo, se c'è alta marea non passa sotto il ponte, tutta l'erba che si taglia bisogna metterla nei sacchi bisogna passarla dalla riva alla barca, cioè sono tutte problematiche che quando gliene parliamo, cioè, rimangono stupiti, perché mai si aspetterebbero, per non parlare poi delle potature che non possono essere eseguite come qui in terraferma con la piattaforma, ma a Venezia è obbligatorio farle in tree climbing, quindi insomma solo con l'uso, esattamente, sì, ecco. E poi avevamo accennato al verde stradale. Stasera avevo, prima di venire via, avevo cercato delle foto che avevo fatto in Francia, dove per esempio loro sono maestri nella realizzazione soprattutto delle rotonde, addirittura hanno una scuola di formazione specifica per la progettazione e la realizzazione di rotonde stradali, e perché avevo fatto delle foto con degli esempi bellissimi, ma in combinazione nella fretta non sono riuscito a trovarle, ci saranno altre occasioni magari. Questa dov'è? Beh, questa qui è a Bessica, che è dopo Castelfranco, tra l'altro è una zona di vivai, e quindi l'hanno realizzata, a parte che questa rientra nel progetto rotonde della provincia di Treviso, perché la provincia di Treviso le ha sistemate o le sta sistemando tutte in questo modo, comunque in un modo insomma un po' particolare. Attribuisce anche un premio alla provincia di Treviso, può essere, la miglior rotonda. Può essere, ecco. Che ha messo anche degli alberi, un albero, ecco. Ma quello credo ci fosse già. Perché nelle nostre rotonde li mette mai gli alberi. No, infatti Italia, io dicevo. Di solito Italia. No, infatti io dicevo che noi abbiamo un bel esempio di una rotonda che secondo me è la più bella che abbiamo, ed è quella per andare allo Shan. Sì, quella lì è vera. Cioè, la rotonda di via Caravaggio, sì, è piena, che praticamente è semplicissima perché è fatta solo di prato e alberi, e per me è bellissima perché non dà l'idea insomma di un... Sì, adesso che ne fa continuamente rotonda. Ecco, qui invece, sempre restando sul tema del verde stradale, avevo recuperato questa immagine, una foto che avevo fatto io un giorno che ero in giro sul ponte di Viale Vespucci, dove era nata questa vegetazione spontanea, che però da sola insomma dà l'idea di come potrebbe essere bella la città, anche con poco, voglio dire, senza grandi artifici, e quindi senza costi insostenibili. Non sfalciare in questo caso, ma sì, o sfalciare dopo la fine. Allora io ho la fortuna di avere un pezzettino di terra, e questo è il momento in cui è più bello, perché il prato, che poi viene tagliato per fare fieno, è pieno di fiori, certo. Ed è una cosa meravigliosa, cioè se i nostri parchi fossero tenuti così invece di pretendere l'erba sempre tagliata, ne acquisterebbe l'ambiente da una parte, penso apprezzerebbe di più anche il cittadino, perché vedrebbe cose che per chi vive in città non è normale. Non è normale, insomma, ecco. Infatti, a questo proposito, molti anni fa avevo proposto la manutenzione diversificata dei prati, certo, in modo tale che si tenesse tagliata la zona diciamo più frequentata, però lasciando i margini, esatto, naturale, in maniera da dare questa idea. Esattamente. Ecco, poi avevo parlato di verde sportivo, perché anche questa è un'altra realtà interessante, come le varie destinazioni, i vari usi che questo può avere. Avevo inserito questa immagine di questa pista polivalente realizzata all'interno del parco di Via Gatta, con l'attigua area giochi per i bambini, un intervento fatto nel 2004, insomma
diversi anni fa comunque. Ecco, quando eravamo arrivati qua, eravamo arrivati a parlare degli orti urbani, che sono un'altra importante realtà, sì, che adesso tra l'altro sta andando molto di moda, tutti si riempiono con questa cosa degli orti urbani. In realtà il comune di Venezia è stato un po' un precursore in questo senso, perché adesso ci sono città che si sono vantate di aver scoperto sta cosa. In realtà il comune di Venezia, forse con un po' di lungimiranza, una volta tanto ha realizzato i primi orti urbani nei primi anni 80, in maniera un po' estemporanea a via Capasso a Marghera, se non ricordo male, via Capasso, sì, e poi a Campalto in via Passo, ecco. E furono realizzati da una squadra di operai in cassa integrazione che il comune aveva, diciamo, soldato. Per attività così di volontariato, ed erano stati realizzati questi interventi in maniera un po' così estemporanea. Poi, cogliendo un suggerimento che era stato dato, era stato previsto dal progetto di realizzazione del parco della Bisuola, nel 91-92 abbiamo realizzato, l'intervento l'ho fatto proprio io, abbiamo realizzato gli orti che ci sono a nord del parco della Bisuola, sì. Dove tra l'altro Maurizio, che non c'è adesso, all'orto botanico, sì, all'orto botanico, che abbiamo fatto insieme quella volta con il signor Locatelli, sì. Che non so se sia ancora vivo, tra l'altro. Livio? Sì. Sì. È vivo? Tardissimo. A Paolo? No, perché se non ricordo male era avanti con l'età, sì, degli, sì, anni in cui l'abbiamo fatto. Sì. E qui adesso non lo so, ecco, però è stata una bella esperienza, insomma, insieme con lui. Ecco, da lì poi ci sono stati vari interventi, sul territorio ce ne sono diversi. Questo l'immagine si riferisce a quelli di via Cafasso a Marghera, che sono stati riqualificati nel 99, mi sembra, sì, nel 99, perché le casette ormai erano marce, fatiscenti, e quindi in quell'occasione li abbiamo organizzati meglio. Abbiamo messo le casette nuove, li abbiamo anche raddoppiati, perché all'inizio erano 4, 8, 16, sono diventati 32. L'intervento purtroppo non è stato completato perché era prevista anche un'area destinata, perché ad ogni intervento introducevo un elemento nuovo, proprio sulla scorta delle esperienze precedenti, no? Quindi, ad esempio, nei primi orti ci siamo limitati a realizzare solo casette e le cosiddette gombine. Poi mi sono reso conto che in realtà l'orto era solo un pretesto per gli anziani, per ritrovarsi lì, e a loro poi quello che interessava era stare insieme, giocare a carte, bevarsi l'ombretta, mangiare il cicchetto, ecco. Quindi già nel secondo intervento alla Bisuola avevo realizzato la cosiddetta area aggregazione con un pergolato, il barbecue per farsi le costicine. Ma usano colcimi chimici negli orti? Allora, non dovrebbero, poi cosa fanno non lo so. Ecco, qui potremmo introdurre anche un altro argomento ancora, diciamo, fra i tanti che ci sono, di cui si potrebbe parlare, e cioè quello... Mi riallaccio al discorso che avevamo affrontato l'altra volta della gestione del verde, no? Anche su queste opere qua, su queste realtà qua, ciò che il comune tralascia, secondo me, ma io ho sempre sostenuto che non va bene, è la gestione. Cioè, gli orti affidati agli anziani e poi abbandonati un po' a se stessi, cioè non vanno bene, no. Perché non c'è, sì, per carità, in buona fede loro non è che quello che fanno lo fanno con cattiveria, ecco, però magari non sono a conoscenza di certe cose, e non a caso dico questo perché sulla Bisuola, dove appunto ho realizzato i primi due interventi,
finché me ne sono occupato direttamente, mi ricordo che io periodicamente andavo a trovarli e se c'era qualcosa che non andava glielo dicevo, glielo segnalavo. Si era costituito un comitato di gestione con un presidente abbastanza insomma disponibile, di mentalità aperta, e lui richiamava alla prima riunione, richiamava i vari ortolani e mettevano a posto le cose, e la cosa insomma si è sempre riuscita a tenere abbastanza composta, perché mi ricordo che appena aperti, ma appena subito avevano cominciato subito ad aggiungere la pergola esterna con l'ondulina, col pezzo di con i pezzi di Eternit. E mi ricordo che quando sono arrivato là, tutte queste cose, ho detto no, ragazzi, ho detto no. Qua i casette, vi capiamo, dai, complete, fatte, finite, tutto qua, basta, queste è da restare così. Ecco, se dobbiamo introdurre qualche modifica, deve essere proposta, discussa e concordata, dopodiché si fa in maniera che rimanga anche una cosa dal punto di vista estetico omogenea, gradevole, ecco. E quindi da lì sì. No, chiedevo, ci doveva essere anche un turnover ci dovevano essere tante cose. No, appunto, sì. Un altro, per quello dovevano lasciarle allo stato naturale. Sì, 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 in effetti i regolamenti, almeno inizialmente, prevedevano che il turno doveva essere di, non mi ricordo se 2 o 3 anni. Però, e da una parte è anche comprensibile, cioè uno che si prende, che si accolla l'onere di sistemarsi, perché il terreno sì, noi glielo do. Ecco, questa è la condizione al momento della consegna. Bella, però, perché proprio per non dare spazio alla fantasia, no, di ognuno, che loro, io gli facevo preparare anche le gombine già tirate, tutto quanto, divise proprio con i picchetti in maniera che uno non invadesse il pezzo dell'altro. Ecco, la superficie ben divisa in maniera che fosse uguale per tutti. E quindi, però ecco, è comprensibile che il terreno, non essendo insomma proprio perfetto, dopo un paio d'anni che uno se lo coltiva, magari lo ha concimato, lo ha tolto i sassi, sul più bello è che lo dà un altro. Cioè, è un po'... anche perché poi uno ci si affeziona, cioè diventa la sua... Infatti per me è stata una grande soddisfazione fare questi interventi, perché mi ricordo che tanti anziani, poi quando mi trovavano, mi vedevano, mi dicevano... che bello, per fortuna, perché io non sapevo cosa fare, mi toccava star a casa sul pergolo, guardare in giro, cioè andare al bar, invece qua, anche perché poi si è innescato proprio tutto un meccanismo di ritrovo, di amici che non avevano non ho sentito una musica. Sì, sì, è mia figlia che mi sta mi sta messaggiando e poi si sono organizzati, facevano le gite sociali, non frequentavano l'orto solo quelli dell'orto, ma venivano anche gli amici che portavano i parenti, che portavano i nipotini. Tanto è vero che proprio da queste osservazioni poi avevo proprio elaborato delle nuove soluzioni. Ad esempio, questa è un'evoluzione dei primi interventi, perché qui, come vedete, ci sono le grondaie che scaricano direttamente sui bidoni, in modo tale da recuperare l'acqua piovana, perché per l'ortolano, per gli ortaggi, è conveniente utilizzare l'acqua piovana piuttosto che l'acqua dell'acquedotto, esattamente, per una questione economica, ma anche il cloro. Esattamente. E l'acqua piovana nel vaso restava a decantare per qualche giorno e poi la utilizzavano. Ecco. Questa, nel primo intervento questa idea non mi era venuta, però poi col tempo, ecco, tornando all'osservazione dell'uso che ne facevano gli anziani, dei meccanismi si erano innescati, un progetto che però purtroppo, e questo mi è dispiaciuto molto, poi non ha avuto seguito, che doveva essere realizzato all'interno del bosco di Campalto, per spostare gli orti originari, quelli fatti negli anni 80, cioè nello stesso periodo in cui erano stati fatti questi, ecco, e che dovevano essere anche questi spostati, perché c'era la Vetrital, poi si è spostata prima la Vetrital degli orti, e quindi ecco.
la Vetrital era quella che recuperava il vetro e che quindi con tutta la lavorazione produceva delle polveri che andavano a depositarsi sull'orto e che non, ecco, e quindi c'era la necessità di spostare gli orti per questo. In realtà poi si è spostata prima la Vetrital e quindi ecco, è decaduta questa necessità, però comunque gli orti erano nelle stesse condizioni di questi, quindi casette fatiscenti, marce e via di seguito, si era fatta questa ipotesi di spostarli nell'area del bosco di Campalto e lì avevo predisposto un progetto che prevedeva, oltre al classico orto, oltre al classico posto di ritrovo per gli anziani, anche l'area giochi per i bambini, perché i nonni si portavano i nipotini oppure andavano i nipotini a trovarli, uno spazio per tenere gli animali da cortile, perché poi gli anziani quando sono là, no, e a Gainetta e a Cavaretta, per far che vedere, ne avevo detto queste robe qua, che magari vive in città, queste cose non le ha mai viste. E purtroppo è rimasto un pezzo di vigneto, per esempio, per, a titolo così esemplificativo, non produttivo. Due volte all'anno la riunione, non so, il ritrovo con un agronomo che gli dice... Beh, questo sicuramente, sì, sì, questo sicuramente. Perché sono certo, tanta buona volontà sicuramente, però magari poi coltivano come coltiverebbero a casa. No, certo. Butta bene, certo, butta fuori. Sì, 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 certo, certo, certo. Allora un po' magari certo, un agronomo che spiega due o tre cose per massimizzare certo, la produzione. Certo. Sì, 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 sì. Vabbè, niente, e sugli orti, beh, poi in occasione ho voluto mettere anche l'immagine lì della torta che avevo fatto fare per l'inaugurazione, che riproduce fedelmente, il pasticcere era un artista che aveva fatto la casetta con, adesso lì non si vede bene, ma c'erano proprio le gombine con le carottine, le salatine. Ma quanti anziani sono stati assegnati, cioè, nel tempo? Qui 32. Ah beh, allora, dunque, sul parco della Bissuola ce ne sono, mi pare, un'ottantina. Poi ce ne sono, al PEP della Bissuola ce ne sono... 24 mi pare, e siamo a un centinaio circa. Poi ho fatto quelli anche di Zellarino, sempre a PEP di Zellarino, e sono altri 24 mi sembra. Poi ci sono quelli spontanei di Forte Gazzera, ecco, stavo proprio pensando a quelli, dove lì ho fatto solo la casetta per tipo ritrovo, diciamo, che poi in origine doveva essere il deposito degli attrezzi. Forse piene Cunici e Forte Gazzera. Beh sì, l'Agese un po' perché sono allo stato selvatico, ma cioè tanti, sono lasciati tanti. Lì. E lì ci sono un'altra trentina, mi pare, di anziani. Poi ci sono quelli di Campalto, che sono 16, mi sembra, 16 o 32, se non ricordo. No, forse sono 32. Ma se io faccio domanda, quante probabilità ho di avere? Sì, notizia della nuova di ieri, a Campalto gli danno qualsiasi cittadino perché non sono più interessati per tutti gli anziani. Ma qui non mi piace, perché sono proprio vicino alla strada, quindi la strada è proprio più grossura. Allora, di solito quando il comune fa il bando indica i requisiti, bisogna avere... Lo spazio avere... sarebbe quello di una gombina come quella, però... No, 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 no. Allora... Non figuri. Lo lasciamo andare avanti dopo. Dunque, allora, lo spazio coltivabile per ogni ortolano mi pare fosse di sui 35 metri quadri, qualcosa del genere. Sì, sì. Cioè praticamente un ortolano aveva a disposizione 1, 2, 3, 4 e 5 gombine. Ci picchi, sì. Tanto? Tantissimo, sì, sì. Si può mangiare tutto l'anno. No, no, davvero. Infatti, quando io ho realizzato i primi, qualcuno si è lamentato perché ha detto ma quelli fatti precedentemente in forma spontanea erano un po' più grandi, la superficie per ciascuno arrivava sui 50 metri quadri. Io ero arrivato a questa conclusione perché prima di progettarli avevo fatto una ricerca e avevo letto da qualche parte, che adesso non mi ricordo più dove, che l'orto, per non essere considerato a scopo di lucro, non doveva superare una certa superficie, e quindi io ho studiato questo modulo, diciamo, ripetibile all'infinito,
in modo tale che ognuno avesse a disposizione questa superficie netta, al netto proprio dei, cioè non veniva contata come superficie anche il vialetto, la casetta, cioè il terreno coltivabile era 36 metri, e qualcuno si è lamentato, poi dopo il primo anno o due credo che lo curava, ha detto già, ma deve fare massaggio, dice che basta e avanza, perché è roba che mi tocca regalarla, e ho detto infatti, ho detto, per un orto insomma casalingo, domestico, non è che serva un campo, perché se fa presto insomma a far prodotto, ecco, se uno è bravo va bene. E niente, per finire poi io ho inserito anche le aree cani, perché anche queste sono state in origine un mio suggerimento poi accolto e che poi nel tempo si è andato insomma estendendo, anche perché il fenomeno dei cani da compagnia è in continuo sviluppo, diciamo. Io questa sensibilità ce l'avevo perché i cani piacciono anche a me, ma perché comunque insomma mi rendevo conto che era una necessità, soprattutto per chi abita in città, perché chi vive in campagna non ha problemi, il cane può correre per i campi liberamente lungo gli argini. Ma per chi abita in città e tiene il cane in un terrazzino dentro un appartamento, che insomma anche lì secondo me ci sarebbe da ridire, sì, questo è uno spazio vitale e oltretutto anche dal punto di vista sociale diventa un altro punto di aggregazione, perché infatti l'area cani ideale non mi è mai riuscito di realizzarla, perché nella mia idea c'era l'intenzione di fare proprio uno spazio dove i conduttori dei cani potessero stare insieme, perché poi hanno interessi comuni, no? Una passione comune, e spesso la gente si trova lì a chiacchierare, a stare insieme, quindi è un momento insomma di socialità che va considerato e valorizzato, insomma. Un barbecue, quindi, se uno fa i costeggini l'osso. Barbecue con i cani non andrà tanto bene, insomma. Vabbè, ecco. Ecco, un'altra idea, lì c'è una piccola immagine della fontanina che avevo fatto realizzare apposta per le aree cani, perché quella ciotola dove il cane sta bevendo aveva un meccanismo che praticamente si alimentava da sola e quindi il cane trovava sempre l'acqua fresca e disponibile. E sono tutte cose che purtroppo sono stati episodi, questa è una cosa che mi rammarica, perché credo che abbiamo fatto e avremmo avuto tante belle cose da portare avanti, ma si sono fermate là. Anche questa idea delle fontanine, per dire, ne abbiamo fatti alcuni esempi, una decina, adesso non ricordo, dopodiché sono state abbandonate. Perché? Ma così, perché... Disinteresse. Sì, secondo me è questo. Cioè non c'è la sensibilità per certe cose. Non c'è la sensibilità. Cioè, andare a proporre di fare un'area cani dove spendere, che ne so, 30-40 mila euro perché vuoi metterci la fontanina, la recinzione fatta bene, e il gazebo, e le panchine, queste cose qua, e ti dice, ma cioè, gli amministratori ti dicono, ma sei tomato, cioè mettendo due tocchi di rete, basta, a posto, chiuso. Vabbè. Purtroppo. Poi andiamo all'estero, vediamo delle cose fantastiche. E ci meravigliamo, diciamo, ma come qua sì, perché non è possibile, è così semplice, dopo torniamo qua, non si fa più. E non si fa più. Perché le priorità sono altre. Vabbè. Ci fermiamo qua perché sennò potremmo parlarne per un po', penso. Bene. Problematiche relative al verde in città. Ovviamente fare verde in città non è semplice, lo saprete benissimo anche voi, insomma, non è come intervenire in un ambiente naturale,
in campagna dove c'è spazio, in un bosco, in un, ecco, ci sono una miriade di problemi che vanno presi in considerazione, vanno valutati opportunamente e poi vanno prese le giuste decisioni, e tra queste io ho sempre detto a volte ci vorrebbe anche qualche persona, qualcuno di coraggioso che avesse la forza di dire no, qua il verde non che sta, non lo facciamo perché non ci sta. C'era a meno Caprioglio che diceva che il verde pubblico era una palla al piede all'amministrazione. Cioè, c'è un architetto che non fa altro che pagarsi. Ma davvero? Ma sì. No, ma aspetti, ma è da tenere presente che è stato assessore al verde pubblico. Ed è presidente dell'istituzione. Voglio dire, vabbè, qualche dubbio che ha messo. Vabbè, ma questo secondo me la dice lunga, insomma, no. Anche se devo dire che ad esempio lui è diventato assessore ai lavori pubblici quando io mi occupavo i primi anni della gestione del parco della Bissuola, che mi avevano affidato senza mezzi e senza risorse. Ecco, e fu proprio grazie a lui invece che riuscimmo ad ottenere i primi finanziamenti, una squadretta di operai che io chiedevo da tempo ma che non mi veniva data, e invece lui quando arrivò dice vabbè, mettiamo questa squadretta di operai, dedichiamola per la manutenzione del parco. Servivano delle risorse per finire alcuni lavori, per avviare alcune attività, e mise a disposizione dei bei soldini, insomma, quindi non si può dire che non abbia fatto, insomma, ecco. Probabilmente non aveva sta grande propensione per... anche se mi pare, non vorrei dire da cattiveria, che abbia l'ambizione di essere ricordato però per queste cose qua. Io metterei mai lapide al momento giusto. Perché io dico, scusate se mi permetto una divagazione, io ho sto ricordo e per me il verde è Zorzetto. Ecco, però secondo me quando hanno dedicato il bosco di... sta registrando? Basta, mi sono rovinato. No, perché già ho avuto qualche... ma non ho problemi, insomma. Non sto dicendo niente di male, sto dicendo quello che penso, nel senso che ho l'impressione che quando io ho assistito al monumento che hanno dedicato a Gaetano Zorzetto lì al parco del al bosco del Pep di Bissuola, no? Vicino a qui, e c'era appunto anche Caprioglio, non mi sembrava entusiasta di questa cosa, no? Non mi sembrava, ecco. Perché lo voleva Urbe. Ma probabilmente si aspetterà che un giorno dedichino a lui, che ne so, al parco di San Giuliano. Perché non il muore, infatti. Come il palazzo di via San Pio X. Speriamo in fretta. Va bene, insomma. Comunque non si può dire che abbia fatto solo male, secondo me ha fatto anche tante buone cose, è giusto dirlo. Io cerco di essere obiettivo. Io ecco, posso dirvi una cosa che secondo me lui aveva fatto, e io quando l'ha fatta ho detto ah, finalmente qualche dubbio. Lui da architetto ha voluto il piano dell'arredo di Mestre, che è una cosa sacrosanta. Sapete perché? Perché lui ha voluto che uno studio qualificato, che era lo studio De Ferraris di Torino, esperto in questo genere di cose, studiasse una tipologia di elementi di arredo per la città che fossero uniformi. E vi dico perché questa cosa è importante. Perché una città si identifica anche attraverso questi elementi e poi realizza anche delle economie attraverso questi elementi. Io mi ricordo che quando sono stato a Londra, un giorno esco dall'albergo e vedo un signore con un camice nero, un baratto in su una mano e un peneo su un'altra, con un'asta lunga, no? E dico, ma cosa fai? E dopo vedo che va lì e pittura i lampioni, i pali dei lampioni, no?
un'operazione semplicissima, tra l'altro pitturava dei lampioni che erano già perfetti, cioè non serviva a fare niente secondo me, almeno per la logica nostra, e questo li pitturava. Ma perché quella semplicità estrema? Perché a Londra c'è un lampione, a Londra c'è una cabina del c'era, adesso non c'è più, c'era una cabina, c'è un tipo c'è, di... esatto, c'è un taxi, esatto, c'è un pullman, non ci sono i pullman, i taxi, i lampioni. Cioè io parlavo con i tecnici che seguono la manutenzione dell'illuminazione pubblica, ci sono 300 tipi di corpi illuminanti diversi. Cioè, sì, sapete cosa vuol dire per chi ha la manutenzione di questa cosa? Sapere quanti tipi di lampioni che sei, e dopo ogni volta dover dire vado. Perché? Bisognerebbe chiedersi perché non c'è perché, perché non c'era questo piano. Lui lo fece fare, all'inizio gli uffici si adeguarono, dopodiché tutto si scemà. Infatti ogni tanto mi viene in mente, dico, scrivo una lettera sul Gazzettino e domando, che, se qualcuno mi risponderà, che fine che ha fatto questo piano, perché era costato anche dei soldi. Cioè, non è che ma cosa aveva previsto a suo tempo? Aveva previsto che per esempio i lampioni fossero tutti di una certa tipologia, le barriere, quelle che si mettono lungo le strade, gli archetti, queste cose qua, che il colore fosse unico, cioè no, è il colore è l'unica cosa forse che è rimasta, perché hanno scelto il verde RAL 6005 che viene usato un po' su tutti gli interventi, le biciclette, esattamente tutte diverse, ecco. Appunto. Cioè, questo è il problema, no? per cui io per esempio una volta ho osservato, ero in un punto della città, a seconda di dove dove guardavo vedevo un lampione diverso. Ma non è possibile, cioè non è possibile secondo me, almeno per la mia mentalità. È una cosa sciatta. Dopo, sì, sì, è una cosa sciatta. Appunto, sì, dà un senso di disordine, cioè a me personalmente mette proprio a disagio, insomma, dopo ognuno ha i suoi punti di vista, perché uno dice, no, ma la creatività italiana, che fa un bel lampione, e punto e basta, e se finiva le storie. Ma bisogna far le gare, sì, si possono far le gare. Però il lampione lo progetta l'ufficio tecnico del comune e l'ufficio tecnico del comune dice questo è il lampione del comune di Venezia. Le dite che vogliono farlo, partecipano alla gara, non si aggira di ostarsi, voglio dire, la normativa. Noi facciamo lo stesso la gara, ma la facciamo sulla base del progetto nostro. Noi facciamo il nostro cestino, noi facciamo la nostra... il nostro lampione, la nostra lastrina, anche i cestini, tutti gli arredi urbani sono un disastro. Cioè, pensate per esempio anche Veritas che vada a raccogliere in maniera meccanizzata, no, a parte che anche sui cassonetti ad esempio io glielo dicevo spesso, perché poi ho visto esempi in altre città, se voi, basta che voi andiate in Trentino, no? Io ho fotografato una volta a Vigo di Fassa, mi pare, c'erano i contenitori per la differenziata, tutti uguali, si distinguevano solo per il colore, tutto e basta, però tutti uguali, cioè qua e là, un cassonetto di un tipo è a carta, uno di un altro per la plastica, un altro ancora per il secco, un altro ancora per la ramaglia, quello piccolo per... A questo proposito posso farle una domanda? Se so rispondere. Volevo sapere cosa ne pensa lei dell'intervento che stanno facendo in Piazzale Sicilia, dove a parte che hanno tolto tutto il perimetro del verde e hanno messo area di parcheggio, e stanno facendo un'isola ecologica. Interrata. Esatto, interrata, gigantesca. Perché non fanno il porta a porta invece di mettere... E che senso ha nel cuore della City mettere... Che andiamo a buttare le immondizie. Che non le conosco, scusa, soprattutto davanti a una vita bella. Ma tra l'altro, sì, nel cuore della città. Queste cose che non le conosco perché se ne occupano i colleghi. Ma cosa ne pensi? Colleghi che... No, io so che si usa, per esempio, so che i tecnici di Veritas sono andati a prendere spunto in Olanda, per esempio, dove sono molto impiegate. Vabbè, ma al di là di questo, voglio dire.
un suo vantaggio, se vogliamo, ce l'ha, nel senso che non vedi, non vedi immondizie fuori, non vedi sporco. Vabbè, però in una piazza. Lo so, ho capito, ho capito. Adesso nel parco della Madonna Pellegrina hanno tolto non so quanti alberi per fare l'isola ecologica. Lo so. E lo hanno messo il cassonetto per le ramaglie. Non c'è. Non bisogna più ramaglie, esatto. No, ci sono tutti i giardini e gli altri alberi. E comunque lì rimane l'immondizia, come, cioè, fanno le tasche? No, l'immondizia viene convogliata attraverso quei bidoncini esterni che ci sono, no? Sì. In un contenitore sotterraneo, questo contenitore che periodicamente viene svuotato col camion, con la differenza che esternamente non dovrebbe rimanere tutto pulito. Non è brutta l'idea, ma non è bello il luogo. Perché il discorso è che ogni cosa andrebbe contestualizzata, nel senso che se sei lì non puoi. Cioè, lì hanno fatto un bando per la riqualificazione di Piazzale Sicilia e la riqualificazione è togliamo i passi che c'erano intorno e facciamo la buca per le squadre. Cioè, no, voglio dire, dopo che hanno appena rifatto il restauro della villa veneta, perché è diventata la nuova biblioteca di Mese con tutti gli studenti che sono sulle scalinate, cioè, doveva diventare un piccolo gioco. Ma no, quasi una seconda piazza Ferretto. Però vedi, il problema è sempre, secondo me, nella riqualificazione. Problema, secondo me, è sempre il punto di vista, no? Il punto di vista. No, lei dovrebbe esprimere il suo parere. Non posso esprimerlo perché questo progetto non lo conosco. Sinceramente non ho visto neanche cosa stanno facendo, perché per me ci giro poco. Ci sono venuto ieri e mi sono fatto tutto Corso del Popolo, ho lasciato la macchina dove hanno aperto il nuovo Interspar e sono andato, dovevo andare in Piazza Ferretto, sì, poi dopo faccio una camminata, ho detto voglio vedere, perché mi piace vedere la città come cambia, come... E sono a casa, depresso. Adesso la devo oggi a mio cognato, ho detto mamma mia, ho detto maestre, ho detto la disperazione. È tutto un buco, no? Poi tutto un buco e un cantiere. Vabbè, i cantieri sono provvisori. Il problema è che finiti i cantieri rimane il disastro, rimangono delle scelte sbagliate. No, ma poi c'è rimane proprio l'orrore, no, ma di poi c'è proprio una sangue che nasceva come giardino. C'è anche un degrado anche proprio sociale, nel senso che io sono passato davanti al giardinetto di via Tasso, no? Che quando l'abbiamo fatto era un gioiellino. Gioiellino perché giochi belli, curato, tutto bene. Allora, all'andata sono passato, c'erano un paio di extracomunitari, non ho niente contro gli extracomunitari, però voglio dire, quando al ritorno, quando sono ripassato, c'erano, penso fossero i ragazzi lì del liceo classico, lì sulle altalene, sui giochi che giocavano. Cioè, bambini non ve ne ho visto, mamme non ve ne ho visto, nonni non ve ne ho visto. La prima parte, quella che guarda. Via Tasso? No, io ho visto da Corso del Popolo. Da Corso del Popolo ho visto. Di solito ci sono i bambini. Magari ci saranno andati in orari diversi. Ma comunque, al di là di questo. Al di là di questo ho visto anche i negozi, la maggior parte chiusi, quelli che sono aperti, o kebab, o cineserie, o roba del genere. Il parchetto, quella pozzanghera secca là, che è una cosa indegna proprio. Qua potremmo fare il censimento delle brutture, anche di fronte all'ex standard, che lì hanno tolto, su quelle piccole aiuole hanno tolto la possibilità di sedersi, perché lì c'era il centro di igiene mentale, quelli un po' di... a disagio. Sì, ma ecco, perché negli anni non sono stati fatti dei cessi pubblici? Ah, non mi sta a dire questa roba che mi fa morire. Perché? Mi fa morire! Ma dovevamo parlare del vero. Sì, dai. Mi fa morire sta roba qua. Perché, cioè, succede, no, che si lamentano anche i nostri amministratori, ah, che c'è gente che va a fare pipì. Fa il bagno. È una esigenza sacrosanta, un'esigenza fisiologica sacrosanta. Cioè, fagli un bagno, non te puoi dire, mi fa pipì fuori. Sì, certo. Per seguitare i cespugli. Erano più intelligenti e più sensibili una volta, perché io l'ho detto, e se volete andare a vedere un
se vi interessa l'archeologia urbana, c'è un Vespasiano, l'ultimo Vespasiano rimasto di fronte alla chiesa di Canoghera. E c'è ancora? Certo. Ma come monumento? Probabilmente se qualche... Cosa ci sono i bagni a mestre? Sì, ma dove? In piazzale dei donatori di sangue. Ma bagni pubblici? Le vede? Sì, brava. Sono Vespasiano. E questa considerazione l'ho fatta per questa considerazione l'ho fatta per l'ennesima volta ieri, perché avevo anch'io questa necessità. Per fortuna ero all'Interspar, lì dove ho parcheggiato. Per fortuna. E ho detto, qua che avrà un bagno. Sì, sono andato, mi ha dato la chiave e sono andato in bagno. Però non può essere che in una città, cioè nelle città. In Germania o in Francia dove sono stato, no, cioè ci sono dei bagni in India, a Cuba, che ecco, dei bagni perfetto. Qua no, qua non c'è il concetto, a Venezia ce n'erano, soprattutto c'era San Polo, esatto, ma perché mestre, ma anche dove facci la doccia c'era un che ci sono le vostre comunitarie. Sì, ma il problema poi è che quando parli di questo argomento ti dicono, ma il bagno poi chi lo gestisce? Ma i costi sociali del tutto sporco che c'è in giro, li paghiamo lo stesso, neanche paghiamo per avere un servizio decente, cioè paghiamo 100, invece spendere 100 per nettare, spendiamo 100 per dare un servizio, è meglio. La soluzione è che mi tolgono i cespugli e gli alberi, perché se no diventano posto della gente a fare i bisogni. Comunque, a me questa chiacchierata informale va bene, però giustamente se no non mi tocca venire un'altra volta, meglio anche, ma finiamo più. Allora, vabbè, il tema è questo, e come allora, per parlare di problematiche, la prima problematica da affrontare è quella del terreno. Voi sapete che il terreno per ospitare le piante deve avere determinate caratteristiche, purtroppo in città queste caratteristiche sono inesistenti, spesso perché il terreno preesistente, ammesso che fosse terreno agrario, ammesso che fosse terreno fertile, ammesso che è stato inquinato, è stato mescolato con materiali, sostanze che lo rendono inospitale alle piante, spesso perché è terreno di riporto, in genere, esattamente, quindi ecco, che in una certa quantità non fanno neanche male, se però intorno c'è anche del terreno di buona qualità, voglio dire. Ecco. Un po' di scheletro. Esattamente. Purtroppo così non è. Quindi una delle prime osservazioni da fare è valutare dove si va a piantare, che cosa c'è sotto. E non è sufficiente, come forse dicevo già l'altra volta, e come si prescrive in certi capitolati, rinnovare il terreno della buca, perché comunque poi la pianta quando cresce ha la necessità di esplorare una zona molto ampia, molto vasta, a seconda delle dimensioni, della grandezza della pianta, e se al di fuori della buca non trova terreno fertile, le radici rimangono là e quindi non permettono a una pianta che magari arriva a 20-30 metri di altezza a maturità di ancorarsi adeguatamente o di alimentarsi in maniera sufficiente. Questo è il problema, che in tutti gli alberi di mestre è così. Certo. Perché intorno all'albero c'è un pezzo di terra così, se c'è. Sì, ma non è tanto, cioè anche quello è un altro problema che comporta altre... è un altro aspetto che comporta altre problematiche, diciamo, quello della formella troppo piccola e via di seguito. Perché sarebbe già importante se sotto il terreno fosse buono. Ma il problema è che proprio sotto non c'è terreno buono, per di più la formella che dove viene messo l'albero è inadeguata, è insufficiente, è troppo piccola. Voi pensate che, ad esempio, purtroppo non ho le fotografie qua perché... vabbè, ma insomma, se che sarà altre occasioni possiamo focalizzarci su alcuni temi, su alcune cose, magari metto insieme anche delle immagini. Mi ricordo che mi hanno chiamato perché era caduto un albero, un alberetto, un impianto abbastanza recente, insomma, no? E allora vado a vedere ed effettivamente questo era caduto per terra, e cosa faccio? Guardo dove era piantato, era stato piantato all'interno di un pozzetto.
Sì, cioè chiuso l'intelligentone del non so chi, del giardiniere che ha piantato il chicchi cadito Poirin, ecco, ma chi ha realizzato il marciapiede per contenere le mattonelle che ci andavano intorno, di solito si fa una cordonatina, no? Cordoletto, il calcestruzzo, ecco. Allora questo qua ha detto, ciò, ma dopo era Ise, se mo, mi che faccio? Un bel cassonetto, e quindi sto povero alberetto era su un pozzetto da 50x50, non ricordo neanche se avesse il fondo o se era senza, perché già se avesse avuto il fondo uno dice vabbè, magari era il fondo, poi senza il fondo. Se senza il fondo, ma forse quello che aveva anche il fondo è una scatola. Sì, sì, quei cassonetti che cubetto, messo dentro, come se fosse stato su un vaso, insomma, ecco. Senza pensare che sta pianta, insomma, ecco. E il bello è che lì ce ne sono altre che presto o tardi subiranno la stessa sorte. In via Torino ne ho visto. No, allora, questo fenomeno io l'ho verificato, riscontrato nel parcheggio che c'è dietro la concessionaria, di fronte a Villa Salus. C'è il concessionario, come si chiama? Villa Salus, sì, Rizzato. No, Fiat. Non era Rizzato. No, ma Rizzato non c'è più, fallito. Ma è un parcheggio questo? Sì, è un parcheggio, sì, è un parcheggio. Allora gli altri sono uguali. Però, lungo il marciapiede... Ma è pubblico o è privato? Cioè è terreno del comune? Allora, la risposta quella volta del comune è stata non è in carico nostro. Perché per, questa è una cosa proprio pratica per noi di Amico Albero, io la iscriverei a forza all'Amico Albero, però dico, ci accorgiamo di una roba del genere, chiamiamo l'ufficio del verde, ammesso e non concesso che l'ufficio del verde ci risponda, ci dice no, non è nostro il terreno. Come si può far risolvere questa situazione? E viceversa, se invece ci dice sì, il terreno è del comune, a quel punto in automatico dovrebbe partire dall'ufficio verde ai lavori pubblici, non so, una sorta di denuncia o qualcosa, come sì, dire. Sì, però dopo si ferma tutto perché qui dei lavori pubblici di Snogoschei. Esatto. Vabbè, ma la ditta a sua volta avrà fatto il lavoro, cioè sarà, non è competenza della ditta, o è troppo retroattivo, ma cioè, dopo... Allora adesso da cittadino e da pensionato come manda Andrea Schina che va a lavorare i cantieri, non si fa più così, ma insomma, a volte adesso faccio anch'io qualche segnalazione. E allora le prime volte che i colleghi mi sentivano, ah Roberto, adesso sento già un tono un po' diverso perché che rompe scatto e faccia notare certe cose. Ad esempio io... Gli tocca lavorare. Non so se sia questo, probabilmente io capisco che loro, perché ci sono stato anch'io da quella parte, abbiano delle difficoltà. Però ad esempio io ho segnalato non molto tempo fa che un marciapiede era stato sfondato dal costruttore di una bifamiliare che passando con i mezzi pesanti e sostando sul marciapiede stesso, perché lo spazio per fare per entrare con i mezzi era piccolo, inadeguato, no? Le betoniere, sostando sul marciapiede, praticamente l'avevano sfondato. Questo ha fatto sì che lì si creino delle pozze d'acqua e questo inverno ghiacciavano, quindi la gente rischiava di scivolare, altrimenti doveva aggirare la pozzanghera, ma era costretta ad andare in strada, dove passano le auto 100 all'ora, ecco. E ora che io ho detto, guardate ragazzi, dico, ma andate a me, e anche una fotografia mi pare. Poi dovrei, se è successo questo, dico, chi che ha fatto il danno dovrebbe ripristinare. Cioè, ad oggi è ancora tutto là. Ad oggi è ancora tutto là. Hai scritto a chi? Iris? Ai lavori pubblici. Ai lavori pubblici. Sì, direttamente perché li conosco, quindi ho detto, insomma, faccio evito. Però appunto nel caso di alberi che sono stati piantati in maniera sconsiderata, cioè, e sono magari un costo perché sono effettivamente sul pubblico, sono un costo per noi stati come cittadini, per l'impianto. E non ci si può rivalere in qualche modo sulla ditta che ha fatto, sicuramente non può essere stato approvato dall'ufficio del verde un progetto del genere, perché so che... Ma sai, il discorso è che quando il verde viene ceduto al comune, il comune firma una liberatoria, quindi
in teoria ci dovrebbe essere all'atto della consegna una specie di collaudo, no? Quindi il tecnico del comune va là e dice sì, vabbè, gli alberi va bene, se è a posto, a misura se è giusta, specie se quelle che avevamo concordato, i giochi va bene, ma non è. Ecco, una volta fatto questo, l'impresa è libera, gli viene ridata anche la cauzione che di solito è obbligata a versare per eventuali danni e via di seguito. A quel punto là diventa difficile poi... La spazia, l'albero di Vietorino li ha piantati. Sa chi ha rifatto la terra? Allora, non si dice, si dice il peccato, ma non il peccatore. Gli alberi di Vietorino, se si riferisce ai meli da fiore, i meli da fiore sono quelli che fanno... No, è che tu dici in Vietorino potevano starci queste dimensioni anche alberi più grandi, più alte, ma è uno, era una delle cose di cui avremmo parlato. Lo so. Poi ci sono i pakistani che strappano i rami per portarli su un albero. No, perché non sono commestibili. Se li mangiano. Non è che sono velenosi, non sono commestibili, non sono buoni. Ecco, diciamo che i rami con quei frutti là si usano per fare delle composizioni di fiori, ma diciamo, per delle decorazioni. Tante volte. Mi sollecitano a fare una domanda. Vabbè, domando dopo. Allora, sul terreno, insomma, abbiamo detto, nel senso che la mancanza di sostanza organica, di elementi nutritivi che possano alimentare la pianta, la tessitura del terreno, quindi le caratteristiche, la sua composizione, il pH, l'acidità del terreno stesso, sono tutti aspetti che in fase di progettazione andrebbero considerati, perché per esempio il pH del terreno è importante per la specie che si va a piantare. Ci sono piante che amano un terreno acido e che in un terreno acido vivono molto bene, altre che invece non lo tollerano e quindi in quel caso potrebbero deperire fino a morire e via di seguito. Quindi questi sono tutti aspetti che vanno valutati e considerati e che possono costituire dei problemi. Un altro aspetto da considerare per la sistemazione del verde in città sono le condizioni climatiche, ovvero le condizioni microclimatiche, perché voi come ben saprete in uno spazio chiuso, ad esempio, no? Attorniato da palazzi, magari che siano tutti a vetri come si usa a fare adesso, dove non ci sia sole o dove ci sia una eccessiva insolazione o dove ci siano condizioni di ombreggiamento e via di seguito, gli alberi possono essere ovviamente condizionati nella loro crescita, nel loro sviluppo. Perché ci possono essere delle temperature elevate rispetto a quelle che ci sarebbero in condizioni normali, a volte si possono creare proprio dei canali in cui si incunea il vento e quindi potrebbero esserci anche dei fenomeni di sradicamento o di sbrancamento o di disseccamento esattamente. La presenza o meno di acqua sia in eccesso che in difetto, un altro aspetto che deve essere tenuto in forte considerazione, e l'inquinamento atmosferico, ma anche l'inquinamento del terreno dovuto alla presenza di sostanze, oppure per quanto riguarda l'atmosfera un traffico intenso, può ovviamente condizionare la crescita e lo sviluppo delle piante. Ci sono poi invece dei aspetti più pratici, meno artificiali, se vogliamo, legati allo spazio a disposizione. Cioè, è chiaro che se noi andiamo a realizzare un filare a 3 metri da un palazzo, non possiamo pensare a mettere delle piante che a maturità sviluppano una chioma con un diametro di 20 metri, per dire, no? Perché
il problema non si porrà quando arriveranno a 20 metri, ma si porrà già quando arriveranno a 6, 7, 8 metri, perché allora lì bisognerà cominciare a potare, bisognerà cominciare a tagliare, e questo sappiamo che insomma è bene non farlo, è bene evitarlo, salvo che qualcuno non decida di adottare tecniche di manutenzione costosissime e non facili anche da farsi, diciamo, come si usa per esempio in Francia, in Svizzera, dove tengono, che ne so, i platani a spalliera piuttosto che a candelabro, piuttosto che sono anche belli, sono anche un bel fenomeno, se vogliamo, no? Però richiedono una manutenzione costante e del personale che sappia come intervenire, voglio dire, no? esattamente lì loro lo fanno perché sono forti di una tradizione di anni e anni e anni, che qui da noi, se c'è mai stata, è comunque scomparsa, voglio dire, oggi come oggi credo non ci sarebbe più nessuno che riuscirebbe. Erano dei tigli messi sì a sì avevano hanno fatto questo tentativo, io avevo sconsigliato anche dei meli, avevo sconsigliato, cioè, però comunque là c'erano dei tigli. Sì, avevano piantato tre tigli. Non so se sono ancora... No, i tigli ci saranno ancora, sì, no, mi pare di sì, però se perdono la loro forma, poi... In Francia lontano. Poi... È difficile riprenderla, voglio dire, è difficile riprenderla. Al di là del fatto che ci vuole qualcuno che sappia farlo, è comunque difficile riprenderla, perché il segreto di quelle forme di allevamento così in forma obbligata sta proprio nel tagliare periodicamente, costantemente, in modo tale che i tagli siano sempre piccoli, quindi tagliamo su rametti giovani che hanno al massimo 2-3 cm di diametro, che quindi non provocano, non causano ferite importanti, danni per la pianta, perché si rimarginano facilmente, e quindi ma se noi lo lasciamo andare per 2 o 3 o 4 anni, cominciamo a intervenire su rami esattamente che sviluppano 10-15 cm di diametro, lì cominciamo a fare delle ferite già importanti, e poi il legno marcisce e la pianta deperisce e viene risostituita. Al di là del fatto che poi questa tecnica comporta anche dei costi sì, non indifferenti, voglio dire, perché obbliga a una manutenzione costante, quindi noi con le risorse che abbiamo dovremmo puntare a fare il minimo possibile. È per questo che è importante la scelta della specie giusta da mettere al posto giusto, perché in teoria un albero dovrebbe essere piantato là, preferibilmente lasciato crescere naturalmente, come è nel suo DNA, diciamo, togliere qualche ramo se serve, perché magari a volte può succedere che scappa, può succedere che secca, quindi in ambiente urbano un ramo che secca, se è nel bosco cade da solo, non fa male a nessuno e non è un problema, in città magari potrebbe causare qualche danno, ecco, allora quelli sarebbero gli interventi da fare, ma le potature che facciamo anche noi, per quanto abbiamo cercato insomma di essere corretti, poco invasivi, sono sempre da evitarsi se è possibile, insomma, ecco. Vabbè, continuando, allora, lo spazio, la viabilità, cioè la presenza di traffico, che come sapete, voglio dire, può avere dimensioni diverse, cioè non ci sono solo le vetture, ma ci sono anche i camion, gli autobus che hanno dimensioni notevoli, che quindi obbligano ad alzare i rami, a volte ad altezze anche notevoli, che quindi comportano anche una conformazione della pianta diversa da quella che potrebbe essere la sua forma naturale, la presenza di edifici, la presenza di manufatti vari come la segnaletica, l'illuminazione, i cavi, i cavidotti, le reti fognarie. Voi pensate per esempio a Via Cappuccina adesso con il discorso del tram, c'è un caos, la presenza o meno di pavimentazioni, cioè una pianta avrebbe bisogno di avere uno spazio libero pari alla sua chioma, esattamente pari alla proiezione della sua chioma, non esiste, perché e il terreno dovrebbe essere, tornando al discorso prima, dovrebbe essere adeguato per garantire gli scambi idrici e gassosi, perché la pianta attraverso le radici assume l'acqua,
dove sono disciolti gli elementi nutritivi che poi la pianta assorbe per alimentarsi, diciamo, l'aria è necessaria e quindi deve permeare perché è sempre indispensabile per la sopravvivenza della pianta, infatti molte piante a volte muoiono proprio per condizioni di asfissia radicale dovute o a ristagni d'acqua o alla presenza delle pavimentazioni che non permette all'aria di filtrare, quindi invece spesso, come diceva appunto anche la signora, vedete anche voi che a volte ci vanno, io dico i che fa il maglione qualcosa altro, no? Nel senso sì. Che con, sì. O quando con l'asfalto gli vanno mettono la gratta che poi l'albero si ingrossa sì, e ingloba sì, la gratta sì, certo, 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 certo. Ma la via Felisati sono tutte presenti. Via Felisati era una via dove si doveva dire gli alberi non ci stanno, parlavo no, della si, gratta non che si è stretta sì 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 con la pancia certo. Sborda sì, ma questo discorso era successo già anche in via Circonvallazione di fronte al vecchio ospedale sì, un po' dappertutto sì, succede un po' dappertutto perché poi non c'è nessuno che ha il tempo, le risorse per andare lì, al di là del fatto che qualcuno se ne accorga, perché poi anche questo richiederebbe un controllo periodico, costante, cioè la disponibilità di personale è limitata sempre per questioni economiche, quindi ma anche quando fanno lavori che nuovi adesso in via 20 settembre, scusate se prendo tempo ma io questa roba devo dirla, in via 20 settembre ti ne avrà presente via 20 settembre no, no? Abbiamo fotografato, ecco, abbiamo fotografato, hanno fatto la pavimentazione nuova dove hanno aperto il canale sì. Fino a un certo punto ci sono ancora degli alberi per sì. Fortuna c'era un sacco di spazio molto, ci sarà c'era un sacco di spazio perché la pavimentazione va da là fino a qua. Beh, hanno fatto il cordolo della pavimentazione, questo è l'albero così appoggiata agli alberi in fila. No, addirittura non so addirittura su uno hanno scavato un pezzo di cioè hanno sbagliato le misure, non lo so. Hanno scavato un pezzo di Del cordolo di marmo della pavimentazione perché c'era il tronco dell'albero. No, perché sai cosa gli è successo a casa mia invece? Gli tagliava l'albero. Forse che gli venivo, brava, gli venivo un murer farmi un lavoretto, non mi ricordo, un pezzo di rete, non era a casa mia, era la mia suocera, no? E io ero lì ovviamente, non seguivo, però non potevo essere lì, insomma, lì tutti i minuti, no? A un certo punto vado là e mi accorgo che che aveva scalfito il tronco di un albero. E penso, ma scusa, dico, ma perché gli ho fatto quel lavoro? E dice, perché sennò la rete veniva storta. E ne taglia l'albero, cioè proprio a me dico, mamma mia, cioè ormai l'aveva ma fatto. Caso, quelli sono i lavori pubblici, no? Ci sarà stato un ma progetto. Per lui erano, ma per lui si è rimasto male quando gliel'ho detto, perché lui pensava di aver fatto una cosa. Giusto, sì, per lui pensava di aver fatto una cosa. No, ma dico, nel caso di questa via del 20 settembre, lì hanno proprio o sbagliato i calcoli chi ha fatto il progetto, si oppure gli esecutori hanno fatto di testa loro, non lo so. Cioè, questa cosa si può denunciare ai lavori pubblici e dire mettete... Sì, ma il problema è, innanzitutto, queste cose ormai non si dovrebbero più denunciare. Perché no, sono anni che si dicono. Ah, sì, è sono vero. Anni che si dicono, ecco. È vero, ma dopodiché, se le denunciamo, cosa succede? Che nessuno fa niente. Possiamo andare noi, martello e scalpello. E questo è un altro aspetto, cioè... vabbè, c'ho qua, non posso istigarle. Siamo già abbastanza istigati. Non posso istigarle a... Ma da poi punisce l'albero perché è possibile che moriranno gli alberi di Riviera Ventana. Sì, anche perché hanno scavato le radici. Stretti, hanno tormentato molto le radici. Ma guardate che per esempio anche modificare le quote del terreno della pavimentazione circostante può essere estremamente dannoso per la pianta. Perché una delle cose a cui bisogna prestare molta attenzione quando si vanno a fare nuovi impianti, per esempio, è quello di mantenere la cosiddetta quota del colletto della pianta, no? Che è il punto di inserzione, il punto che corrisponde dove il terreno va a contatto con il tronco e poi c'è il tronco dell'albero. Ecco, quella quota là, che è presente in vivaio, deve essere mantenuta al momento dell'impianto nel nuovo
del nuovo sedime, diciamo, nella nuova, ecco. Perché altrimenti se la pianta viene piantata troppo sotto potrebbe morire proprio per asfissia radicale o per altri fenomeni. Esattamente, ecco. Tanto è vero che quando si fanno nuovi impianti si consiglia sempre di tenere la pianta un po' sollevata piuttosto che troppo profonda, anche perché il terreno smosso poi cede, quindi la pianta si abbassa un pochettino, no? Dopodiché i nostri vecchi Gaveva, dall'osservazione probabilmente Gaveva un po' di saggezza, e diceva sempre, io gli stessi, che era ise da sentire le campane, diceva, no? A significare che le radici devono stare abbastanza in superficie perché devono respirare, devono ricevere l'aria, non possono stare troppo affossate perché altrimenti ristagna l'acqua e l'acqua non permette all'aria di passare e la pianta muore per asfissia o muore per marciumi. Quindi i lavori pubblici, quando vanno a fare interventi di questo genere, se per esempio io ho in mente delle aiuole fatte, no, che non c'erano, a ridosso di alcuni tigli, hanno messo la cordonata. E poi cosa hanno fatto? Hanno riempito di terra. Hanno alzato, esattamente, praticamente hanno alzato di 25-30 centimetri la quota del colletto dell'albero. Un albero centenario, tra l'altro, alberi centenari, voglio dire. Quindi è un danno enorme che non si riscontra subito, tra l'altro, perché uno dice... Per cui in un secondo momento, quando l'albero deperisce, marcisce, muore... È anche difficile risalire a chi ha causato quel danno, no? Perché succede dopo magari 10-15 anni, no? Però se uno magari è osservatore e conosce queste cose, capisce e sa che la causa è stata quella. Ma vai a dirti, perché ti dice, ma l'avevo portata era buona. Sì, te l'ha portata era buona, ma... in quei casi là, per esempio, è preferibile riempire l'aiuola con della ghiaia o con del materiale drenante o con dell'argilla o altre cose di questo genere, in modo tale che l'acqua continui a passare, che l'aria continui a passare e la quota non viene modificata. Quindi in Riviera 20 settembre ci potrebbe essere anche questo aspetto da considerare, più che le cordonate, che comunque è un'altra cosa, perché lì per posare la cordonata sicuramente hanno fatto uno scavo. Sì, sicuramente avranno fatto uno scavo, certo, con l'escavatore, e quindi le radici saranno state strappate e non tagliate. Si vedono le radici tagliate dall'altra parte, proprio tagliate. Non so se sopravvivono. No, non credo neanche io. Va bene, ma anche dopo magari quell'albero con un colpo di vento si ribalta. Sì, certo. Gli alberi sono pericolosi. Gli tagliai. Sono assassini. Questo è il discorso, va bene, insomma, dai. Bettin docet. Va bene. Siccome c'è la folle in tutte queste, lo iscriviamo a forza davvero ad Amico Albero? Ad onore, ad onore. Ad onore. No, veramente, perché è troppo... troppo esperto. Ci troviamo poi in posso tutte le posizioni. Posso chiedere una cosa? Un albero, un cedro, che ha alzato molto le radici, che cosa significa? Cioè, significa quello che abbiamo appena detto, che lui va a cercarsi l'aria. L'aria? Il problema, per esempio, dei pini marittimi che lungo le strade sollevano l'asfalto è dovuto proprio al fatto che i pini marittimi crescono sulla sabbia, quindi un materiale estremamente permeabile, e quando si trovano lungo una strada che viene coperta di asfalto, praticamente vengono soffocati. Ma questo... è chiaro che loro vanno a cercare... Ma toglie stabilità all'albero oppure praticamente viene in qualche modo compensato? Cioè, questo è un cedro del Libano? Sì. No, Deodara. Sì. E ha alzato nel tempo, avrà 70-80 anni, ha alzato le radici. Ma cioè, c'è terra? Terra allora, bisognerebbe intanto vedere, adesso dirlo così, perché il fenomeno può essere dovuto anche al fatto che la radice si è ingrossata e quindi chiaramente è cresciuta sotto, ma è cresciuta anche sopra, quindi se c'era del terreno sopra lo ha alzato insieme con l'ingrossamento della radice, ma la radice è nella sua posizione, nelle sue condizioni ideali, anche perché
la radice che lei vede superficialmente e poi sotto ha tutta una serie di radici secondarie che approfondiscono nel terreno e che si ancorano a profondità maggiori, diciamo, quindi l'albero sta in piedi, dovrebbe stare in piedi, pardon, perché sta in piedi e non può dirlo nessuno, bisognerebbe tenerlo sotto osservazione, nel senso che se lei vede crepe intorno, magari da qualche parte, che stanno a significare che magari c'è una rotazione della zolla, un innalzamento delle radici, ha capito? Lì può essere che effettivamente l'albero non sia ancorato bene e sollecitato dal vento. Ma parli del cedro della nonna? Ti ho spiegato anche me, perché conosco la... No, non ha problemi di stabilità questo cedro. Io chiedevo a lui perché mi cercavo. Assolutamente si possono fare anche dei lavori, si può dare un po' di aria e acqua alla zolla con delle iniezioni. Per avere una questione di famiglia. Noi siamo con programma. Andiamo velocemente. Un altro aspetto da considerare è quello dei confini. Voi sapete che c'è un articolo del codice civile che prevede il rispetto di determinate distanze dai confini per piante a seconda della tipologia, prima grandezza, piante da frutto, siepi e via di seguito. Bisogna vedere poi se il confine non è venuto dopo la pianta, però. Sì, beh, ecco. Se il confine è venuto dopo, non fa più fede alla distanza. È il confine che è troppo vicino alla pianta in quel caso. Sì, però io mi sto riferendo a problemi da valutare in fase di progettazione, di realizzazione del verde. Quindi chiaro. Se io vado a intervenire in prossimità di una proprietà privata, non gli posso piantare un albero, che ne so, un tiglio a un metro, perché sennò ci sono i tre metri per lasciare i tre metri dal colletto misurati al momento dell'impianto. Se poi l'albero si allarga e andando a misurare diventa 2,90 metri, va bene lo stesso. Al momento dell'impianto che va presa la misura dal colletto al confine. 3 metri dal centro del 3 metri, poi ci sono i 50 cm per le siepi, oppure a confine se c'è accordo tra le parti. Insomma, leggetevi l'articolo 892, mi pare, del codice civile, spiega abbastanza bene, è abbastanza sintetico, non è che sia un granché da dire. Ecco, niente, poi la possibilità di protezioni per gli alberi, nel senso che vanno valutate, appunto, va valutata l'installazione di archetti o di suasori perché le macchine non ci vadano contro, cose di questo genere, soprattutto quando si tratta di parcheggi o cose di questo tipo. Ecco, questo è un altro aspetto. Quindi i criteri di scelta quali sono alla fine? I criteri di scelta delle piante in ambito urbano possono essere botanici, e quindi l'orientamento di solito dovrebbe essere quello di scegliere piante autoctone, ovvero piante caratteristiche del nostro ambiente, oppure naturalizzate, cioè quelle piante che sono già presenti da tanti anni e che quindi esattamente si sono adattate perché magari provenienti da climi simili e quindi si sono adattate bene sia dal punto di vista climatico, per il terreno e via di seguito, ma anche che siano adatte in qualche modo dal punto di vista anche estetico. Cioè, noi viviamo in un territorio in cui è prevalente la presenza di piante spoglianti, caducifoglie. No, sì, hai ragione, ma voglio dire, originariamente no, noi saremo in un ambiente di latifoglie e caducifoglie, ecco. Quindi anche dal punto di vista estetico la pianta dovrebbe essere in sintonia con il resto, diciamo, del contesto. Le piante esotiche possono essere scelte qualora si vogliano ottenere degli effetti particolari. La specie sempre verde, per esempio, da introdurre nel giardino pubblico può essere interessante, perché magari mantiene una presenza anche nel periodo invernale, quando il giardino sarebbe completamente vuoto, ma bisogna farne sempre un uso moderato, accorto, insomma, ecco, senza esagerare. Personalmente, per esempio, non sopporto, mi spiace per loro, le palme, non sopporto gli abeti. Sono d'accordo con lei. Io quando mi occupavo di queste cose, diciamo,
davo disposizione che chi trovava i cosiddetti alberi di Natale piantati negli alberi, sì, nei parchi, nei, o nelle aiuole, li togliessero, perché sono piante che tra l'altro creano problemi nel, nel futuro, perché magari al momento... sì, non solo, sì, attecchiscono e magari uno può anche dire, ma cioè, se è una pianta, se è viva, se è bella, sì, certo, però fra 10-15 anni la pianta se secca, cade, il problema diventa del pubblico e il costo, esattamente, con un impatto che è diverso da quello di togliere la piantina così grande. Ecco, quindi bisognerebbe insegnare e 10, educare la gente. Spazio, una pianta invece potrebbe rimanere lì per un secolo, per assurdo. Certo, certo, certo. Ecco, bisognerebbe educare la gente a non fare queste cose che, anche se fatte in buona fede, io per esempio da poco ho visto che un mio conoscente, quasi parente, sono andato a casa sua, e a casa sua che si affaccia su un giardino del comune, e vedo una bella fila di camerops, di palme. Palme. E faccio, ma chi è che ha piantato che roba? Mia, che fatto, piace, che bello, ti visto che bello. Ma come fa davvero? Buttai via. Come buttai via? Che fa? Ma fai male. Banane. No, fa male, dico, ma noi va bene. Ma no, insomma, non c'è stato verso di convincerlo. Non c'è stato verso di convincerlo. Ed è un parco pubblico, voglio dire, quindi non, in teoria non avrebbe neanche potuto. Vabbè. E altri criteri possono essere quelli estetici, quindi dal punto di vista estetico, architettonico, se dobbiamo intervenire in un certo contesto, la forma delle piante può essere importante, perché ci sono quelle con chioma espansa, con chioma piramidale, con chioma fastigiata, le dimensioni, la velocità di accrescimento può essere importante, per esempio, perché se vogliamo ottenere un effetto abbastanza rapido, potremmo decidere in un parco di fare un'associazione mista di piante. La canapa. Com'è? La canapa. Sì. Un'associazione mista? Un'associazione mista di piante in cui ci siano, per esempio, presenti delle specie che crescono velocemente, come può essere il pioppo, come può essere il salice, e che quindi danno subito volume, danno subito, insomma, in tempi abbastanza rapidi, danno subito un'idea di pieno, di maturità al giardino, ecco. Per lasciare spazio progressivamente alle piante invece che crescono più lentamente, ma che saranno quelle che rimarranno poi per secoli, come potrebbero essere le querce, i tigli, i frassini o altre cose di questo genere. Ecco, quindi conoscere la rapidità di accrescimento dell'albero può essere importante. La forma e l'aspetto e la dimensione delle foglie. Per esempio, per quanto riguarda la dimensione, può essere importante il fatto che la foglia sia piccola, grande, semplice, composta. Ad esempio, mi viene in mente che una fogliolina piccola in prossimità di specchi d'acqua, come possono essere laghetti oppure piscine che hanno impianti tecnologici, no, piuttosto sofisticati, con filtri e cose di questo genere, è deleteria, perché se va in acqua intasa tutto, ecco. Volendo mettere una pianta in prossimità di una piscina, è meglio mettere, che ne so, un fico, una catalpa, una pianta che ha una foglia bella grande, che quindi anche se cade in acqua si vede, si raccoglie subito, non intasa, e crea meno una problemi. Palma. La palma. No, quello che mi piace è che quando si parla, per esempio, di conifero o cose di questo genere, oppure anche le magnolie, ah, ma quello sporca perché tiene sempre le foglie, perché ha sempre le foglie. Sì, cioè gli aghi sporca molto di più, sporcano molto di più. Quindi il ricambio di aghi è costante, la magnolia sporca enormemente, per esempio. Ecco, il bello delle piante, delle latifoglie, caducifoglie, è che le perdono tutte in un momento, insieme, e quindi si aspettano quei 10-15 giorni che siano cadute tutte, si raccolgono, certo. Se devono essere raccolte, perché anche questo è un altro aspetto che andrebbe considerato. Perché concimano, sì, esattamente. Andrebbero lasciate, perché sono importanti per l'albero.
Però vabbè, in città, ecco, questo è un aspetto che non possiamo considerare, ma è un danno per l'albero, però è un danno per l'albero perché gli sottraiamo sostanza organica che sarebbe utile per almeno una concimazione ogni tanto. Vabbè, e poi un altro aspetto è quello legato alla fioritura, che può essere richiesta una fioritura significativa nel senso che si vede l'esplosione, per esempio, di fiori, di un ciliegio da fiore, piuttosto che un cercis, piuttosto che un ibiscus, piuttosto che una lagestroemia, piuttosto che ne so, adesso non mi viene in mente, magari un ligustrino che ha un fioretto insignificante, oppure che ne so. Il ligustrello è bellissimo. Sì, ce ne sono, ecco, sì. Ce ne sono delle varietà di ligustro molto con fioriture molto appariscenti. Oppure, ecco, sì, però ce ne sono altre che magari hanno fioriture insignificanti che non si vedono, e quindi qua dipende dal risultato che uno vuole ottenere. Vuole la bella macchia di colore in primavera, un bel filare di ciliegi da fiore. E ottiene una cosa meravigliosa, no? Ecco. Anche i peletti che hanno messo adesso, i peli da fiore, sì, sì. Lungo via Milanese, sì. Sono stupendi. Sì, sono stupendi. Sì, quelli sono però se metteva i platani, gli ha fatto meglio, tornava. Cioè, ma un platano là, come ci cioè, dovresti poter mettere in centro la strada. I peletti, per perché avere... dopo fare i bacche. No, il vero offrire. Ornamentale non fa fa dei peli. Sì, però non ma è piccolo, non sei, sì, no, sì, no, non sei come i cioè, non sei come quelli che si sì, no, no, no. L'altro aspetto è quello legato ai frutti, come si diceva per via Torino, per esempio, avete visto anche voi che è una cosa, la presenza di frutti è deleteria, perché in certi casi, nel senso che non è detto che le piante che producano frutti anche commestibili non debbano, non si possano usare, anzi io ho sempre cercato di farlo quando e dove potevo, però la scelta va fatta in maniera oculata, nel senso che posso mettere anche una pianta di cachi, posso dire che è bellissima in inverno e che tra l'altro è anche una forma di alimentazione per gli uccelli, no? Quindi per la fauna urbana potrebbe essere utile, però va messo in un parco, in una zona dove se anche i cachi cadono nessuno si sporca, nessuno o non danneggiano, che ne so, le panchine piuttosto che i marciapiedi, piuttosto, ecco, mettessimo un albero. Io ho visto a Roma o anche a Genova, per esempio, le piante di arance lungo le strade, però c'ho casca in arance, è un disastro. No. In testa, bellissime, ma sotto è un disastro. Ma ci sono varietà che passano l'inverno anche da noi. Di arance? No, ma io adesso facevo l'esempio della pianta da frutto, no? Sì. Ecco, se noi facessimo un bel filare di cachi qua, cioè, mica ne godo casa, ma vi assicuro che quando gli viene tutti sotto sei come andare con i patini, cioè c'è una cosa, va bene, ecco. E infine il colore, inteso come colore sia delle foglie come cosa? No, cachi? Ma l'idea quanti cachi che fa una pianta? Molto calorici, no? Mamma mia! No, sono anche buoni, si possono fare anche delle confetture, noi le facciamo, ma una pianta del cachi che ne produce. Infatti qui che i giardini sono tutti. Vabbè, ma comunque va bene ai tornei, quindi va bene i Caparioli, insomma. Bene, quindi quali sono le specie adatte all'ambiente urbano? Le caratteristiche ideali sono riassunte qua: un apparato radicale ridotto e non invasivo, perché cipresso, condotte, cavidotti, fognature, marciapiedi, una chioma contenuta, perché ci sono gli edifici, perché ci sono una limitata o nulla produzione di semi o frutti che sporcano, perché sennò la gente si lamenta, che dopo Veritas non entra. Una limitata o nulla produzione di allergogeni, perché voi sapete che il fenomeno delle allergie è sempre più diffuso, quindi ecco. E dovrebbero essere resistenti all'inquinamento dell'aria e del terreno, alla siccità e all'asfissia,
alla siccità perché non c'è acqua, all'asfissia per le pavimentazioni, al vento perché abbiamo, come abbiamo detto prima, si possono creare delle correnti particolari, alle patologie, dovrebbero avere un rapido effetto perché tutti vorrebbero vedere il viale maturo appena fatto, cosa che insomma non è possibile, e dovrebbero avere un'elevata rusticità per sopportare il clima rigido dell'inverno. Il risultato è questo. Ecco, bravo, di fatti. Le piante che ideali, oppure policloruro, le piante ideali per il nostro futuro in teoria dovrebbero essere queste. Certamente. È fil di ferro. Però diciamo che l'80% di tutte quelle caratteristiche le riassume il maschio del ginkgo biloba. Ah, sì? Cioè che resiste alle patologie, all'asfissia, se ne frega dell'inquinamento. Insomma, espansione della chioma. Quello è sull'espansione della chioma, no? Cioè, è di grandi dimensioni. Il maschio? No. Sì, la femmina viene di solito evitata come la peste, perché i frutti fa le bacche, ma soprattutto puzzano di cadavere. Però se vuoi farti un'idea. Però fanno una chioma dorata. Lo so, però sanno proprio di marcescenza. Però se vuoi farti un'idea. Del risultato di ginkgo piantati lungo le strade, ad esempio vatti a vedere qualche via dell'Olmo o di Martellago. Cosa vuol dire? Sono belli. Ma Isebei su un bel parco grande, troppo grande, dove può crescere liberamente, e magari se associato ad altre piante che creino dei contrasti, come potrebbe essere, che ne so, il liquidambar o altre piante che magari diventano rossicce, brunite, no? con il giallo dorato di queste foglie, che tra l'altro già la foglia di per sé è molto bella per la sua forma, ma poi il colore d'autunno è meraviglioso, allora sì, lì ci stanno, però i viali che hanno realizzato a Martellago, tra l'altro su formelle da 50 per 50, su marciapiede da un metro, è un albero che a maturità diventa 30 metri di altezza, allora, con un tronco da 1,50 m. Non fa molta ombra. No, assolutamente. Sopra una pista ciclabile, anche l'ombra. Sicuramente. Ginkgo è stilizzato, è già sicuramente. Sì. No, è stilizzato i primi, non so, 20-30 anni. Dopo in realtà si perde. Comunque è una di quelle cosiddette piante che si definiscono piante architettoniche, perché servono appunto per creare degli effetti architettonici, cioè punti di colore, sì, esatto, effetti particolari per le forme. Ecco. Bene, detto questo, avremo 10 minuti. E parlando, vabbè, ora facciamo svegli. Sì, parlando velocemente, io ho riportato qui l'elenco delle specie che normalmente noi usavamo in ambiente urbano. Non è un elenco ideale, perché è un elenco che deriva anche dalle preesistenze, quindi un po' condizionato dalle preesistenze, perché noi avevamo l'obbligo di ripiantare in tanti casi quello che c'era già. Ma la zelcova non ho presente a me. La zelcova ne abbiamo piantate parecchie, al parco di Catene c'è un intero filare, è stato piantato qualche anno fa, quindi sono giovani, diciamo, no? Ed è una pianta che assomiglia molto all'olmo, l'abbiamo scelta perché l'olmo, voi sapete che ha quella patologia che è la grafiosi dell'olmo e che praticamente non è possibile trattare, quindi gli olmi attaccati dalla grafiosi sono destinati a soccombere, mentre ognuno ha la sua... Però adesso hanno trovato delle cultivar di olmo... Ah sì, può essere, come per il platano, che sembra che il platano sparis causa sia resistente, però lo sapremo fra tanti anni.
se no l'humus potremmo ritrovarci fra un centinaio d'anni e vediamo com'è andata. Magari sì. Quelli quelli in eretto sono quelle di cui poi ho riportato delle schede, delle schede sintetiche qualora ho messo in eretto per mia comodità quelle di cui poi ho riportato la scheda, perché non ho fatto la scheda. Cova magico, la corteccia è un uovo, ma con la corteccia sembra quella di un plato. Sì, ma anche la foglia è bellissima, poi anche la forma. Io sono rimasto affascinato dalla prima che ho visto, che era quella di la tisana, che poi è crollata ed è stata abbattuta. Era un esemplare monumentale, una cosa, una zecova. È una pianta che a maturità diventa 30 metri di altezza, ha un portamento, la carpinifoglia ha un portamento fastidiato, diciamo. Ma c'era quindi qui la scheda? La scheda della sì, c'è la scheda. Eccola qua. Ah, adesso potete vedere che porto di grande. Questa è la zecova. Sì, intanto è un albero che vive tantissimi anni, molto longevo, cresce lentamente, quindi voglio dire, i problemi potrebbero determinarsi nel tempo, e quindi scarichiamo il problema agli altri, a chi verrà. Ma c'è il parco della Bissuola? Ne ho piantate anche al parco della Bissuola, nel cosiddetto viale di Marco Polo. Esatto. Sì. E anche di fianco alla massicciata ferroviaria del campo, via Galluppi, via Ottavolpini. No, lì io non mi pare. Ma qual è il viale Marco Polo? Il viale Marco Polo è quello che attraversa il quadrato, cosiddetto quadrato centrale, quello regolare, no? Il quadrato centrale del parco è quello determinato dal viale principale che parte da via Rieta e va verso il centro civico. Sì, dopo, prima della piscina, gira a sinistra, esatto. Poi arrivato in fondo del rettilineo, gira a destra e poi ritorna per il laghetto. È un quadrato perfetto. Quel quadrato lì è attraversato al centro da un viale irregolare che parte dalla zona dove c'è il laghetto con le anatre e va a finire dove c'è l'anfiteatro. Ecco, sì. Lungo quel percorso là, il progettista l'aveva chiamato Viale di Marco Polo, ricordando Marco Polo che era veneziano, e facendo piantare lungo il viale delle specie esotiche che ricordassero il viaggio di Marco Polo in Cina e via di seguito. Ecco. Tra le specie presenti, siccome alcune che erano state piantate, siccome alcune erano morte, mi ricordo che un anno che abbiamo sostituito le piante, ho detto perché non mettiamo un paio di zecova? Erano le prime che abbiamo piantato, le prime in assoluto che abbiamo piantato qui a Mestre, non ho memoria di altre, diciamo. Da quella volta poi le abbiamo introdotte, insomma, nei cicli di reimpianti, sì, dove un po' qui un po' là, dentro i parchi. Io nei parchi per esempio quasi sempre ne ho messe una o due, un paio, insomma, come esemplare, perché è bella come esemplare isolato, perché se raggiunge quelle dimensioni, sì, è bella. Quello che sta qui. Untiglia. Quello davanti. Quello enorme. Un pioppo. No, untiglia. C'è un pioppo dietro qui e davanti c'è un tiglia. Ecco, qui non so se vi interessa vedere le schede una per una. Perché vediamo. Sarebbe molto. Allora. Il carpino bianco è una delle piante più usate qui sul nostro territorio. Viale Garibaldi? No, Viale Garibaldi sono tigli. Ah, tigli, sì. Viene usata sia la specie tipica sia il carpino piramidale. Il carpino piramidale in qualche caso è stato usato in maniera impropria perché, come dice la parola stessa, carpino piramidale ha una forma piramidale, quindi molto larga alla base e molto stretta in alto, ecco. Chi lo vede in vivaio vede questa piantina con questa chioma molto stretta, no? Che però è così perché in realtà il vivaista la tiene potata per mantenergli la forma regolare, bella da vedere, e si illude che sia una pianta che in ambito urbano rimanga così contenuta, no? Poi quando esplode si allarga, infatti via San Donà
sono state prima potate e quindi snaturate nella loro forma, ecco, e poi alla fine con la storia del tram sono state anche tolte, quindi, quelle di panorama. Ecco. Al di là del fatto che hanno una forma che secondo me è artificiale, e a me personalmente le forme artificiali non piacciono molto, quindi, salvo che non siamo, che ne so, in un parco storico, un giardino all'italiana, oppure in qualche parco di Villa Pisani, come Versailles o in Villa Pisani, cose di questo genere, dove la recinzione, diciamo, fronte e strada, via sì. nazionale, ma dentro anche tutti i viali sono di carpino bianco. E al carpino bianco, però non piramidale, no, carpino bianco. Eh sì, perché ecco, stavo dicendo anche, che il carpino bianco, per esempio, si presta molto bene anche per fare delle siepi. È una cosa che qui da noi non si usa più, e invece è una siepe molto bella, molto elegante, molto raffinata. Io in qualche scuola l'ho fatta, e con stupore e anche con un po' di contrarietà da parte delle maestre, perché tutti si aspettano il lauro e va de gran moda la fottinia, che io non posso vedere, sì, che non, quella rossa. E piante sì, che foglie rosse minoiamo, insomma, no, perché non si vede che nel nostro ambiente, quindi. Mentre il carpino, per esempio, oppure l'acero campestre, un'altra pianta bellissima da siepe, è l'acero campestre, una volta si usava molto, anche perché il carpino, tra l'altro, ha una particolarità, che mantiene la foglia secca finché non fa la foglia nuova. Quindi anche d'inverno è abbastanza coprente e quindi svolge bene la propria funzione, diciamo. E ha un vantaggio come? Che cresce sì, molto sì, come siepe, come siepe. E ha il vantaggio che cresce molto lentamente, quindi non richiede neanche... Sì, si presta anche bene alla potatura, infatti come siepe, diciamo, è sempre stata usata, insomma, sia per misure modeste, ma anche per creare in certi giardini storici in Francia, per esempio le siepi di carpino sono alte sì, 5-6 metri, sì, sì, cioè sono enormi, insomma, ecco. E, a me piace molto, tra l'altro non soffre neanche di patologie particolari, per cui è una pianta che ad oggi non dà grossi problemi. È poco longevo. Sicuramente consigliabile. Poco, vabbè, insomma... 80-100 dipende. Ecco, poi ecco, anche questo è un altro discorso che andrebbe fatto, cioè in ambiente urbano l'età media delle piante si abbassa notevolmente, perché essendo sottoposte a condizioni di stress elevate, ovviamente anche loro ne risentono, e quindi la durata media si riduce di un 30-40% normalmente, insomma. Questo dovrebbe farci pensare anche sulla necessità, per esempio, più che a noi, all'amministrazione, ai tecnici del verde, al rinnovo di molte alberate presenti sul territorio, perché sono piante che, anche se stanno in piedi, sono ormai arrivate a fine ciclo, quindi se non da affrontare subito il problema, almeno da cominciare a pensarci, perché... non esiste, appunto, non esiste il concetto della pianificazione, perché non... Vabbè, il tiglio lo conoscete un po' tutti, è la pianta che caratterizza Viale Garibaldi, a differenza dalle specie che si usavano un tempo, sono state selezionate delle varietà che adesso hanno la caratteristica di non emettere più quei fastidiosi polloni alla base che erano quelli che creavano sempre un sacco di problemi, perché poi bisognava tagliarli, ecco. Adesso invece alcune varietà come questa, per esempio l'Europea Pallida, che noi abbiamo usato molto, oppure la Green Spire, che ha una forma abbastanza regolare e contenuta, diciamo, no? Quindi anche come dimensioni non si sviluppa molto. Non hanno questo fenomeno del ricaccio basale, e quindi si riesce a mantenerli senza grandi difficoltà. Anche qui non sono piante soggette a patologie particolari, al massimo possono essere attaccate dagli afidi che producono quella melata che può essere un po' fastidiosa, perché è appiccicaticcia, sporca le macchine, però dal punto di vista, voglio dire, igienico non è un gran danno, ecco. Della Zelco abbiamo detto prima,
L'azero campestre è un'altra bella pianta che poi anche, anche qui in ambito urbano sono state selezionate delle varietà particolari che rimangono più contenute della specie tipica, quindi si prestano di più alla realizzazione di viali dove lo spazio sia limitato, perché la, la specie tipica in realtà crescerebbe abbastanza, anche se ha una crescita piuttosto lenta. È una pianta anche questa, come vi dicevo, che si adatta bene anche per la formazione di siepi, dove ce ne sono, insomma, sono siepi di un certo pregio. Ecco, volendo usare delle, delle specie sempreverdi, abbiamo il leccio, che altra pianta che longeva, che cresce lentamente, ha il problema delle ghiande, quindi questa qua sporca un pochettino, anche le foglie, il ricambio delle, delle foglie. È un problema, ma... No, è un problema, voglio dire, se dobbiamo utilizzarla in ambito urbano, perché se la mettiamo lungo i marciapiedi e poi nessuno va, le va a raccogliere, cadono, vanno nei tombini, intasano le fognature, le foglie quando seccano e cadono sono piuttosto coriacee, quindi fanno difficoltà a decomporsi, e se, cioè, se rimangono là intasano tutto ed effettivamente creano dei problemi. E sono aspetti che vanno considerati, insomma, ecco. Il Crataegus monogina è la specie tipica del, del cosiddetto bianco spino, però anche qui sono state selezionate tante varietà in cui si è spinta, si è spinto l'aspetto ornamentale per quanto riguarda i fiori o per quanto riguarda la produzione delle bacche, quindi in tanti casi viene utilizzato. Anche qui bisogna farne una un uso accorto, perché come abbiamo detto le bacche possono sporcare, va tenuto presente poi che queste piante hanno anche le spine, quindi se siamo in presenza di bambini oppure insomma in certi ambiti non sono molto adatte. E poi esatto, adesso c'è il colpo di fuoco batterico, per no, cui... a parte, no, ma anche trasmissibile all'uomo, nel senso che l'hanno vietata in Trentino, mi pare, per motivi sanitari, perché se i bambini si pungono possono prendere una malattia. Ecco, la catalpa è una bella pianta che ha alcune particolarità interessanti, come vi dicevo prima, una crescita molto rapida. Una un'ombra adesso lo posso dire, ha una crista molto rapida e con la sua chioma molto densa, molto folta, crea un'ombra molto fitta, quindi è adattissima nel caso si vogliano ombreggiare degli edifici oppure un angolo del giardino, piuttosto degli spazi insomma di sosta, ecco. Mi ricordo che per esempio all'incrocio di Favaro, quando non c'era la rotonda, c'erano i vigili urbani con la garrita lì che d'estate bollivano, perché gli abbiamo piantato una catalpa proprio a ridosso della garrita. Nel giro di qualche anno è cresciuta, ha coperto, e quella da sola è stata sufficiente per abbassare la temperatura, per proteggere un po', insomma, e ridurre un po', ecco. Poi abbiamo i meli, dei meli ne abbiamo parlato, sono piante ornamentali, quelle da frutto ovviamente non si usano in ambito urbano. La Lagestroemia è un altro albero piuttosto diffuso sul nostro territorio, bellissima per la sua corteccia liscia che in età matura, diciamo, si squama, e che fa delle generose, generose fioriture nel periodo estivo, dal bianco al rosa, al rosso, è meravigliosa, sì, è meravigliosa. Moltissime al parco Hayez, ma sono tutte avvolte da edere, vuol dire che moriranno. Vi saluto, grazie. Ciao Mario, Sì, sì, sì. Dunque, non ricordo al parco Hayez dove ci siano delle Lagestroemie, è sicura che siano delle Lagestroemie? Ecco, comunque l'edera, ve lo dico se non lo sapete, perché ho fatto lo stesso discorso qualche giorno fa a un'altra persona che mi diceva: ah, ma l'edera è una pianta parassita dell'albero. No, non è una pianta parassita, però lo perché, soffoca. Perché l'edera è radicata a terra e cresce e si sviluppa
alimentandosi da terra. È una pianta che può danneggiare l'albero perché avvinghiandosi all'albero, al suo interno, non è che lo soffochi, al suo interno possono annidarsi dei parassiti, possono fare il nido le formiche, ecco, e quindi questo in maniera indotta, diciamo, può dare da, però non è che non è che assolutamente no. Sì, lo so, però dico quegli alberi che vediamo per esempio nelle isole abbandonate, nella laguna, eccetera, che sono completamente coperti di edera fino all'alto, ci sono c'è un pezzo di ramo così fuori, quelli sono sono morti anche perché le sì, probabilmente perché cioè, c'è stata, non passa la luce, impediscono l'edera, impedisce la fotosintesi dell'albero, quindi si riduce magari a pochi rametti, due foglioline e resta un sostegno per esattamente. Quante diapositive ha, mi scusi, perché non ho molto ancora. Ecco, il Prunus padus è praticamente un prugno selvatico che fa una fioritura bianca molto bella, e ce n'è uno anche interessante perché la foglia ha un colore rossiccio che però non dà fastidio come possono dar fastidio le fottinie, per esempio, ecco. Ha le spine? No, non ha le spine. Okay. Prunus padus colorata è quello che ha la foglia appunto rossiccia. Io poi avevo messo, perché le avevo, anche questa del nocciolo, proprio quello che è un arbusto, diciamo, no? Ecco, però c'è anche il Corylus columna, che invece è un albero e che può essere usato, qui non l'ho descritto, ma può essere usato in alberate stradali, è stato impiegato per esempio in via San Donà a Favaro, anche se personalmente non ritengo buona la scelta, perché è comunque una pianta che intanto nel nostro ambiente non cresce molto bene e poi tende comunque a svilupparsi parecchio, per cui lì spazio non ce n'è a sufficienza. Ecco, qui siamo sempre nell'ambito dei cespugli che possono, degli arbusti che possono essere interessanti per la forma, per il colore, per le bacche. Questo è il Viburnum opulus, detto anche palla di neve, perché quando fiorisce fa quelle infiorescenze, diciamo, a palla, bianche, molto belle. E qui poi avevo descritto il ciclo dell'albero, cioè ovvero come avviene il ciclo dell'albero in ambito pubblico, ovvero l'approvvigionamento, quindi la scelta del fornitore, come avviene la scelta delle piante, perché si va in vivaio, si segnano le piante. Il vivaio che dice: queste piante che ti vanno buttare via, porti via. Allora vi racconto un aneddoto. Io fin da quando ho cominciato ad occuparmi di questa cosa, ho sempre voluto andarmi a scegliere le piante in vivaio. Ma io capisco che ti giri un'altra roba. Cosa che non si faceva. E mi è piaciuto perché la prima volta che sono andato in un vivaio, sono andato a Pistoia, che è uno dei centri di produzione più importanti che abbiamo in Italia, e mi ricordo che il vivaista, quando mi ha visto alla mattina presto alle 7 arrivare, dice: ma come, un italiano che viene a scegliere le piante? Perché avevo i sigilli, no, per sigillarle in modo tale da essere sicuro che mi arrivava quella, no? E dice: ma come, un italiano che viene a scegliere le piante? Perché dico? Dice: di solito viene i tedeschi, gli inglesi, i francesi, dice, gli italiani, dice, viene verso mezzogiorno, li portiamo a pranzo, dice, dopo va via. Davvero, detto, si vede che qualche numero, che fa la regola. Ecco. E lì da quella volta ho proprio introdotto nei capitolati una clausola che prevede che la scelta della pianta venga fatta dal tecnico in vivaio. Perché di solito chi pianta le piante non è produttore, è un costruttore del verde, e quindi le piante le compra, è ovvio che le compra dove gli costano meno, e quindi quando compra dove gli costano meno compra della porcheria di solito, ecco. Quando poi ti arriva in cantiere, cioè o hai il coraggio, come ho avuto io qualche volta, ovviamente prendendomi le mie ovvie conseguenze, diciamo, no? Di rispedirgliele indietro, oppure ti devi assorbire delle piante inadeguate che sono già ammalate prima di piantarle, voglio dire. Allora ho introdotto proprio questa clausola, e addirittura in Veritas ero riuscito a far fare delle etichette col nostro simbolo proprio dell'azienda. Andavamo in vivaio, ci passavamo una giornata lì nel vivaio tra i filari di piante, tra i campi di piante,
a sigillarle una ad una e poi arrivavano con la loro etichetta in cantiere e così eravamo tranquilli tutti, anche il vivaista stesso, perché io gli dicevo sempre, guardi, dico che quando le abbiamo viste e scelte noi, lei è a posto, non ci sono contestazioni, ecco. E vi avrei parlato della fornitura e messa a dimora, cioè come avviene la consegna del materiale vivaistico, i lavori che si fanno prima dell'impianto, la manutenzione. Non c'è due senza tre, ci vediamo un'altra volta. E basta, questa era la fase conclusiva. E anche se dopo... lascia qualcosa in sospeso, ciascuno di noi deve trovare comunque tempo di sedersi, tempo per guardare le foglie che si muovono. E questo grazie. È...